Un saluto dalla redazione dell'Eco Vicentino, queste le principali notizie della giornata. Vicenza, ventenne ferito con un'arma da fuoco a 7K è grave. Massimo riservo da parte delle forze dell'ordine. Un ragazzo di 20 anni è stato ferito da un'arma da fuoco. Ora è ricoverato nel reparto rianimazione del San Bortolo. Non sarebbe in pericolo di vita. Si è presentato lui stesso al pronto soccorso. Montecchio Maggiore, tragedia sul cantiere SPV, vigilante muore schiantato con l'auto su una macchina operatrice. L'incidente mortale è avvenuto nel tratto in costruzione fra i futuri caselli di Montecchio Maggiore e Valle Agno. Sul posto, questa mattina, dopo l'allarme lanciato dai colleghi, una squadra dei vigili del fuoco del comando di Vicenza. Valdagno, incidente mortale nel bosco, la vittima lascia 5 figli. Lunedì l'addio a nonno Angelo. La tragedia verificatasi ieri mattina, incontrata a Bilceghi nella frazione Castelvecchio, è costata la vita al pensionato ex albergatore impegnato nel taglio delle piante insieme ad uno dei figli che lo ha subito soccorso. Il trauma da schiacciamento è risultato fatale ad Angelo Bicego, vedovo da alcuni anni, che sarà salutato lunedì alle 15 al funerale. Piovene Rocchette, ossessionato dall'ex compagna di scuola, ha arrestato un 24enne per atti persecutori. Un senza fissa dimora di origini rumene, ma cresciuto nell'Alto Vicentino, si era invaghito di un'ex compagna delle medie, arrivando a perseguitarla da 2 mesi. Dopo la denuncia è arrivata in risposta una reazione smodata. Il ragazzo è arrivato a scavalcare il muretto di casa, a battere i pugni sulla porta, facendo scattare l'intervento dei carabinieri. Valdagno, carenze igieniche, sicurezza carente, al kebab turco scatta la chiusura forzata. I controlli operati dai carabinieri del nucleo antisofisticazione, ispettorato del lavoro, hanno portato alla chiusura dello storico kebabaro di via Trento nel centro di Valdagno. Sporcizie all'interno del locale, violazione delle norme di sicurezza hanno comportato sospensione della licenza e multe per migliaia di euro. Birre artigianali, escursioni, foliage, maschere prelibatezze, eventi dal 18 al 19 novembre. Le temperature calano, in montagna si è presentata la prima neve, ma non mancano nel Vicentino gli appuntamenti per godere del territorio e delle sue peculiarità. Su Eco Vicentino tutti gli appuntamenti del fine settimana. La pagina dell'Eco Nazionale, caro voli, l'antitrust ha aperto un'inchiesta sugli aumenti in determinati periodi. Ancora le compagnie aeree nel mirino dell'antitrust, per questo è stata avviata un'indagine conoscitiva sull'uso degli algoritmi di prezzo del trasporto aereo passeggeri sulle rotte di collegamento, in particolare tra la penisola, Sicilia e Sardegna, tratte caratterizzate da particolari esigenze di mobilità. Cameron a sorpresa, Kiev incontra Zelensky. Visita a sorpresa del ministro degli esteri britannico David Cameron a Kiev, dove ha incontrato il presidente Volodymyr Zelensky. Continueremo a darvi sostegno. Sport, tennis, Medvedev è in semifinale. Stasera Sinner sfida Rune per la storia. È Medvedev il primo giocatore a staccare il pass per le semifinali delle ATP Finals 2023. Al Palalpitour di Torino il russo batte il tedesco Zverev in 1 ora e 45 minuti di gioco con il punteggio 7-6-7-6-4, conquistando la seconda vittoria su altrettanti incontri del torneo. Bilaterale Biden-Xi Jinping, costruttivi e produttivi, Biden ha sintetizzato così i colloqui avuti con Xi Jinping nelle 4 ore di faccia a faccia, avviate con una stretta di mano nella storica tenuta alle porte di San Francisco. È tutto, a risentirci, a domani.